Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, in questo momento c'è anche Ricky, Ciao, vi ragazzi. ricordo, ve lo dico subito adesso ragazzuoli, un pollice in su e in descrizione trovate il nostro nuovo canale per tutte le esperienze paranormali, escursioni notturne, quindi in descrizione iscrivetevi È ed il una primo figata. commento, è un canale fighissimo, ci avete fatto un sacco di complimenti, grazie mille, usciranno un sacco di cose molto 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 belle. Ragazzuoli, un pollice in su, dimostrateci un po' di supporto per questi contenuti che sono un sacco pesanti, però è un sacco Sono divertente. tanto impegnativi, sì. Esatto, ragazzuoli, iscrivetevi al canale. Un bacio. Buona visione, non spaventatevi troppo. Ciao, boys. Buona visione. Ragazzi, siamo arrivati in questo posto fuori da ogni concezione umana, imperiale. Io non so cos'è che c'è qua fuori. È una diga? Sì, penso una diga. C'è dell'acqua. Voglio un attimino vedere cosa c'è. È altissimo. Io soffro di vertigini. È altissimo. Oh, guarda, santo Dio. Mamma mia. Non riesco neanche a inquadrarlo. Non riesco neanche a inquadrarlo. Non ci eravamo neanche accorti di quest'urlo. Riascoltiamolo. Non riesco neanche a inquadrarlo. Entrate. Sì, sì, entriamo. C'è una porta aperta e l'altra è accostata. Vediamo quella aperta? Sì, va bene. Oh mio Dio, oddio santo. Ma cos'è sto posto? Attento, attentissimo, dove ti vieni? Piano, Ricky, vai piano, vai piano, vai piano. Dio mio, ma qui c'è una scala che porta giù. Ma è altissimo. Cosa sono sti fori? Madonna, Ricky, occhio, c'è, cioè, occhio. Una porta fuori, c'è la porta? C'è un'altra scala. Altra scala. Siamo vicini, stiamo vicini, Ricky, stiamo vicini, Ricky, stiamo vicini. Siamo vicini. Oh mio Qui è Dio. Altissimo. Attento. Ci sono delle scale che portano su. Ci sono delle scale che portano su. Dio mio, dove? Puoi provare a salire? Vediamo cosa c'è. Sembrava un posto tranquillo, abbandonato, ma quell'urlo, che purtroppo non avevamo sentito, era un ottimo campanello d'allarme. Potrebbe esserci... comunque c'è stata gente, cioè non è normale. È tutto distrutto. Ma qua, oddio, ma quanto... Oddio, che ansia. Cos'è quel posto? Destra. Mio Dio. Stavo scivolando. Occhio. Stavo scivolando. Quante altre? Occhio, Ricky. Finivamo nel buco sotto. Andiamo in fondo? Vediamo cosa c'è. Oddio, cos'è? Dio mio, che ansioso. Questa è l'acqua che c'era fuori? Sì. Questo rumore? Sì, sì, perché abbiamo fatto la strada al contrario e piano sopra. Io mi sono già perso. Sì, sì, tranquillo. Non c'è niente? No, tranquillo. E qui siamo al punto d'arrivo. È una porta, a questa altezza. Ma cosa vuol dire? È una porta, ma? Per cosa veniva usata? Forse d'emergenza, probabilmente. A questa altezza? D'emergenza. Non è alto, se vedi. Ah, no, beh, oddio, effettivamente non siamo altissimi. Che è alto da una parte, sul coso no. Occhio dietro, non si vede nulla. Torniamo dove eravamo prima. Andrea. Cosa? C'è una croce al contrario sul muro, c'è una croce al contrario dove? Sul muro, guarda lì. Dio. Ma chi è? Era mi sta cagando addosso. Ma io non so chi cazzo. Pipistrello. Cosa? Pipistrello. Pipistrello. Va bene, ci può stare. Ha senso. Sono tanti. È bello pieno. Normali. Presumere. Ok, va bene. La cosa positiva è che se c'è qualcuno lo sentiamo da un chilometro prima. Perché rompe tutto. Pieno di disegni di cosa? C'è qualcuno. Dove? C'è qualcuno, punto. Dove? No, Ricky. C'è qualcuno sotto? No, non lo so. Cazzo. No, non è qui. Andrea, non sto spiegando. No, ho capito. Oh, cazzo, sono scuro. Lì che dobbiamo salire. Sali. E anche veloce. Attento alle scale, se non reggono, attento. Occhi ai vetri. Io non ho sentito niente, Ricky. La persona non l'ho sentita, ma hai sentito passi? Andiamo indietro. Andiamo molto. Buco. Attento dove metti vieni, dai. Porta. Cos'è? È chiusa.
Dobbiamo passare, dobbiamo passare. Dobbiamo passare, passa. Io lì per lì non senti nulla, ma da quando facciamo queste esplorazioni vige una regola soltanto: se qualcuno sente un rumore ci si crede e dopo e solo dopo si indaga. Passi, passi, hai ragione, passi, hai ragione, hai ragione, passi, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, cazzo, cazzo, occhio, 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 cazzo, è finito anche lì, porca troia. Ci mandi in quattro di là, guarda là. Cioè, è oddio, non sale da quella cosa, non è la prima volta. Andiamo, andiamo. Cazzo. Si può salire sul tetto? Decidemmo quindi di salire sul tetto. Purtroppo mentre abbiamo trasferito il file si è corrotto, vi racconto brevemente. Abbiamo sentito dei passi esattamente sotto di noi, questo vuol dire che l'uomo o comunque qualsiasi cosa sia era nella porta che abbiamo scavalcato poco fa. Rimanemmo lì qualche minuto, eravamo abbastanza agitati, decidemmo di scendere solo dopo qualche minuto per provare a recarci nei piani inferiori. La situazione sembrava essersi calmata. Ragazzi, siamo scesi, non è stato impossibile ma neanche troppo facile. Cosa c'è lì, Ricky? Qualche spina, questa scala dove porta? Non ne ho idea, però penso... Forse questa è collegata a qualcos'altro. Wow! A momenti muoio! Ma qua va giù! Oh mio Dio! Oh mio Dio, a momenti cado! Avrebbe fatto molto ridere. Cioè, in realtà no. Ok, saliamo e vediamo un attimino quello che c'è. Ci sono delle spine qui. Ce la sto tenendo così, però mi sto tipo tagliando tutto. Ci sono delle spine e le prendo. Ah, mi sono conficcato tutto. Un attimo. Lo fai? Te la sto tenendo io quella alta, quindi tranquillo. Ok. Devi passarmi sotto che la lascio un secondo. Che mi sto graffiando. Ok. No, oh, oddio, vabbè. Ok, siamo. Ammetto di aver abbassato forse un po' troppo la guardia. Ok, vai. Ok, beh, la situazione è. Cioè, facciamo un piano, ragazzi, che comunque c'è una porta. Oddio santo. Vietato accesso. Occhio, entriamo con calma. Entriamo con calma, entriamo con calma. Entriamo con calma. Ok, ok, amico. Cambio la luce in testa, metto quella che inquadra da lontano. Vai, vai. Ok. Facciamo piano che non vorrei... Cos'è una... Non lo so. Capimmo solo più tardi di cosa si trattasse. Posso dirlo? C'è pieno di vetri a terra. Sì, è pieno di vetri, infatti pieno li sto... di vetri, li stiamo distruggendo. Li sto scricchiolando tutti, ma... Oddio, ma è altissimo tra l'altro, Sofì. Cos'è una gabbia? Oddio, ma cos'è sta roba? Sì, è una gabbia. Ma cos'è una gabbia? Oh mio Dio. Ma oddio, ma quando che ci tenevano le qualcuno? Ma che cosa? C'è una scarpa, c'è una scarpa, c'è una scarpa, c'è una scarpa. Occhio, 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 occhio. Un momento cado. Ma c'è anche qualcosa sul tettello comunque. Oh, Ricky. Sia lì che qua dentro c'è una cosa da aprire. Ma c'è una scarpa. Dammi la palla, dammi la palla. Prendila, prendila. Vieni, vieni, prova da... No, ma occhio a questa... Cos'è? Non è che c'è una scarpa. Io... Sì, ma qui c'è una cosa chiusa. C'è un mobile chiuso, voglio provare ad aprirlo. Oh mio Dio, ma questa è un armadietto, una cassa. Prova ad aprirlo, Prova. Piano, 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 occhio dove metti i piedi, Ricky. Occhio che non sai quanto è sta... Cos'è? C'è un fumetto. Ma qui c'è gente, ragazzi, qui c'è gente, bombolette. Prova ad aprirlo, Cade subito, probabilmente. Occhio, occhio, occhio. Vai, più forte. Occhio, occhio. Ok, tanta tasca per niente. Giornali, pezzi di giornale? Sì, anche. E anche un... Che cos'è? Madonna, ma questi sono giornali vecchissimi. C'è un'altra scarpa, c'è l'altra scarpa. Oh, l'altra, là, qua ci tenevano qualcuno. C'è l'altra scarpa dentro. Ma qua non è che io... Porca... Adesso facciamo troppo casino. Una lampadina con i piedi. Ma qua ci sono delle scarpe, una scarpa qui, questa è una gabbia. Questa è palesemente una gabbia.
Tutto questo baccano aveva attirato l'attenzione di qualcuno e infatti risentiamo bene. Nella puntata precedente. Ma il posto è ambiguo. Ma questa è una... Ragazzi, cioè qui o ci teneva dentro qualcuno. Oh! Cos'è stato? Go! Oh! 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 C'è qualcuno. Porca puttana.